Glauco Mauri, ma Edipo che cosa ha ancora da raccontare alla sua vita straordinaria di interprete, di regista e secondo lei al pubblico di oggi? Dunque, innanzitutto, noi, la nostra compagnia, che è stata fondata nel 1981, quindi alla 35esima stagione, e l'abbiamo già fatto due volte l'Edipo di Edipo Colono, e uno mi può dire: ma perché lo riprendi per la terza volta? L'Edipo è uno di quei testi così, è una costellazione, è una caverna piena di gemme preziose, non si finisce mai di scavare. D'altra parte è giusto riprendere i grandi testi, i grandi personaggi. Io mi sono sempre sentito al di sotto dei personaggi che ho fatto. Io sono diventato più vecchio nei muscoli, ma sono diventato più ricco di esperienza. Pensi quante volte mi sono addormentato, quante volte mi sono svegliato triste, allegro, deluso, terrorizzato. E tutte queste cose mi hanno arricchito. E quindi, affrontando un personaggio che ho già fatto, così pieno di risorse come Edipo, di risorse umane, di interrogativi che ti pone, io sono più ricco. E quindi è giusto riproporlo di nuovo. Quando lei si toglie il trucco di scena, sì, quando da cieco riprende a vedere, in sì, un certo senso, che cosa ha visto, che cosa vede in quel buio e che cosa invece ritrova quando vede di nuovo la luce? Quando riapro gli occhi dopo l'Edipo a Colono, vedo il sipario, vedo i miei compagni di lavoro, e siccome per me il teatro ormai è diventato la mia vita, nel senso che pensi quanti personaggi ho affrontato. Ho dovuto capire la cattiveria di Riccardo III, la tristezza di Giovanna, la follia di Enrico IV di Pirandello. Quindi mi sono ritrovato che non sono personaggi, sono degli esseri umani con cui ho vissuto, che mi hanno arricchito. E quindi quando riapro gli occhi, la prima immagine che ho, è il luogo magico dove io posso essere interprete e comunicare la poesia agli altri. Questo è quello che vedo. Religiosamente o spiritualmente parlando, si può parlare di perdono verso se stesso, di misericordia. Edipo usa misericordia verso se stesso nel momento in cui si rende conto che era ignaro di quello che stava facendo. Naturalmente, nel mio Edipo Colono, più che dolore su se stesso, è un grido di rabbia, un grido che no, rabbia è banale, è un grido di disperazione contro un destino di cui lui non è stato partecipe, che non ha voluto, è stato veramente uno strumento in mano del destino, in mano della vita. Ecco come un grido di disperazione anche oggi dell'uomo che si sente a volte coinvolto in un destino che lui non ha voluto, non ha chiesto. Può essere Dio, può essere gli dèi, può essere la società anche. 80 e più primavere, maestro, vissute con questo spirito meraviglioso. Come fate in tempi come questi a vedere ancora il bicchiere mezzo pieno? Ma forse perché è una domanda difficile rispondere, perché ci sono tante cose che inviterebbero a non vederlo mezzo pieno il bicchiere. Io, siccome non sono credente, però ho fiducia nell'uomo, ma ho fiducia nell'uomo proprio nella sua debolezza. Io credo che l'uomo, questa palla di fango e di luce, di cose bellissime, di cose terribili, è una creatura che merita tanto rispetto, tanto pietà. Cioè, nell'uomo io posso non giustificare le cattiverie, ma cerco sempre di comprendere. E io ho fiducia nell'uomo, nelle sue debolezze, nelle sue cattiverie, ma anche nei suoi grandi gesti di fantasia e di bontà a volte. Qual è il male peggiore oggi? Qual è? Il male peggiore oggi. A mio avviso è la banalità, la mediocrità. Perché, vede, di fronte a una cosa veramente brutta o di fronte a una cosa bella, hai una reazione precisa, ma di fronte alla mediocrità sono come la banalità, delle metastasi silenziose che ottundono la sua sensibilità. Dire com'è quella cosa? Sì, bello, è terribile. È meglio dire non accetto, è brutta, che però qualche cosa ti deve dentro te far scattare un senso di adesione, di ribellione. Ecco, oggi come oggi purtroppo vedo un appiattimento, non solo nell'arte, ma appiattimento anche nella vita. Purtroppo infatti vediamo che di fronte alle grandi tragedie l'uomo diventa buono, vediamo anche quando accade la disgrazia, diventa buono. Quando finiscono le tragedie si rivela su una specie di indifferenza. Questo credo che il peggior male, non sono tuttologo, non voglio essere filosofo, dico da uomo, sia la banalità, la mediocrità, la condiscendenza ad accettare le cose per come sono e non impegnarsi mai.
Ognuno può si impegnare a modo suo, logicamente, però si ha come a volte pudore, vergogna e a volte anche paura di impegnarsi. E invece bisogna impegnarsi. Lei, nei giovani che incontra, maestro, trova l'occasione per apprendere o perlomeno per rubare qualcosa di diverso. Sì. Eppure con la sua carriera lei potrebbe tranquillamente dispensare lezioni dall'alto. Mettersi su un trono e star lì a guardare gli altri arrivano. Io sono ormai una persona, diciamo, anziana, perché mi voglio bene, sono una persona vecchia. Non è che i vecchi sono saggi, però i vecchi hanno un'esperienza. E io infatti non dirò mai a un giovane un consiglio, gli dico: la mia esperienza è stata questa. Siccome ho vissuto tanti anni e ho avuto tante esperienze, perché ho cominciato, la mia famiglia era non poverissima, proprio la povertà vera, e ho fatto delle fatiche, delle cose, e sono col mio lavoro, con l'amore per il lavoro che fai. E questo, io direi appunto, quei vecchi hanno una grande esperienza, non dare consigli, ma dare esperienza. Quindi ai giovani dico: voi mi date la freschezza, mi date a volte anche l'intuizione di un'idea che io non avevo avuto, che è poi inevitabile, il tempo, l'età, i giorni, anche se non vuoi, scende su di te una specie di polvere, di ruggine della vita, chiamiamola così, e c'è bisogno. Di giovani che ci hanno anche delle idee non completamente compiute, ma che hanno un barlume. Un momento, fermati, cos'è questa tua sfumatura di idea? Questo è un aiuto. Sfrutto nella maniera più nobile del termine la giovinezza degli altri. Che cosa ha capito lei della vita? C'è una cosa terribile che dice Sofocle. A un certo punto Sofocle dice: non nascere, non essere mai, questa è la cosa più dolce. Oppure, se si è nati, tornare subito là, dove eravamo, nel nulla. È una cosa terribile, questa. Io parto un po' da questa cosa. La vita a volte può essere una grande fregatura, parliamo in termini... Però la vita ti può donare delle cose bellissime, per cui vale la pena viverla. La cosa più bella che hai avuto finora? 3 cose sicuramente. Mia madre, l'amicizia più che l'amore, l'amicizia e il teatro, e il lavoro. Queste sono le 3 cose che mi hanno dato la forza di arrivare, ecco, a parlare oggi, questa sera così con lei. La sua mamma, una donna rimasta vedova tra l'altro. Fame mamma... vera, lei diceva, vero Claudio? Mia mamma, eh? Lei diceva fame vera a casa sua. Sì, sì. Ma poi la cosa di mia madre era una donna che aveva fatto la terza elementare. Parlava il dialetto. Era infermiera di gira anche lei con la bicicletta a fare lezioni. È rimasta vedova a 34-35 anni con 3 bambini. Uno di 11 anni, uno di 10, io di 9 mesi. Non ho conosciuto mio padre. Non si è risposata. Ha lavorato, infatti è morta poverina a 72 anni, distrutta dalla fatica, e appena ho cominciato a lavorare, c'è ancora là, vedendo tra le mie carte, un telegramma che mi ricordo che io ho fatto quando ho avuto la prima scrittura. Sono andato a Milano e ho fatto un telegramma a mia madre che diceva: finalmente finita miseria. Quasi mi commuovo. E madre è stata meravigliosa, perché mi ha dato la forza, ma non di... La grinta, ma non cattiva, la grinta che deve avere una persona umana per affrontare i suoi sogni, per affrontare le difficoltà. Quindi mia madre è stata straordinaria. E poi l'amicizia, che nella vita per me ha contato, conta moltissimo, perché l'amicizia è una forma d'amore, logicamente non c'ha in mezzo il sesso, ma è una forma infinita di amore, anche perché non è proprio più pura di qualsiasi altra cosa, non so. E poi il lavoro, il teatro che... A quali altre sorprese della vita si sta preparando lei? Una sorpresa, certamente che non è sorpresa, la morte. Ma io l'aspetto con una leggerezza infinita. L'unica cosa che mi dispiace della morte è soffrire, sarebbe il colmo, insomma, morire soffrendo. E lasciare il vuoto nelle persone che amo e che mi amano, quello mi dispiace. Perché io so bene, se viene a mancare una persona che io amo, quale dolore posso provare, quale... senso di vuoto anche. Ecco, questa è la cosa che mi dispiace. Sorprese. Con la morte, secondo lei, finisce tutto? Sì, non finisce tutto, nel senso, io non credo nell'aldilà, non sono credente. Io credo, mia mamma vive dentro di me.
cioè non è vive nel ricordo, non tanto che vive perché mi ricordo come era fatto, mi ricordo quel momento che stava alla facciata della finestra e mi salutava. No, le cose che mi ha insegnato, anche con l'esempio, senza dirle, sono rimaste dentro di me, si sono amalgamate e ora sono parte della mia personalità. Ecco che mia mamma è viva dentro di me, perché ormai fa parte di quello che sono io. E così spero che avvenga nelle persone che amo. La porto per l'ultima domanda di nuovo sul palcoscenico con Edipo. Tanti giovani sicuramente hanno già affollato le sue questa nuova avventura che ha portato in scena. Cosa vorrebbe che attraverso Edipo si capisse della vita? Io vorrei che si avesse rispetto del dolore degli altri. Se non ci si facesse, Edipo è stato che uno tutti cacciavano via, che non ospitavano, è stata una vita terribile prima di arrivare a Colono. Ecco, vorrei che si avesse rispetto per la gente che non è bella, per la gente che è brutta, per la gente che è diversa, per i deboli, specialmente per i deboli. Questo io desideravo, questo desidererei che ci fosse in questa nostra società. Posso dirle grazie da parte di Bel Tempo Si Spera? Grazie a lei. Grazie infinite. Ho parlato troppo. Ricordatevi di Edipo, perché la vostra vita non sia come la mia.